serie bwin, tutti i colori della passione. Oltre 16.000 spettatori allo stadio Adriatico Giovanni Cornacchia di Pescara per il big match in anticipo della 15ª giornata in Serie bwin. Si affrontano il Pescara di Zeman e il Padova di Dalcanto. È la sfida tra i secondi in classifica, gli abruzzesi a 28 punti, e i quarti, i biancoscudati, che seguono staccati di una sola lunghezza. Si parte agli ordini dell'arbitro Massa di Imperia. Al 13esimo Padova in avanti, il cross di Cutolo che scavalca Cacia, il contro traversone di Renzetti trova la difesa del Pescara pronta al rinvio. Abruzzesi che reagiscono, da Cascione a Immobile che punta l'area avversaria, ancora Immobile, il destro che viene bloccato con sicurezza dal 19enne Perin che continua a sostituire l'infortunato Pellizzoli. Una carambola favorisce Insigne, destro a giro che si perde a lato, non di molto, prova a crescere la squadra di Zeman, ma dall'altra parte il Padova contrattacca. Attenzione, legati in area, in mezzo, e Zanon nel tentativo di anticipare Cutolo rischia un clamoroso autogol. Molto bravo Anania a sventare la minaccia, così come è bravissimo Perin su questo destro a giro di Ciro Immobile. La partita è molto bella, ancora Pescara, Cascione per Insigne che dall'area piccola si mangia un gol quasi fatto. Immagini che passano alla ripresa, sempre guidata dalla signor Massa di Imperia, già in piedi Zdenek Zeman dopo 6 minuti, cross di Balzano, palla prolungata, Sansovini prova il sinistro al volo, palla che sfiora l'esterno della rete, ancora Pescara, Immobile carica il destro, palo clamoroso a Perin battuto, poi c'è questo cross con la presa alta del portiere del Padova. Pescara vicinissimo al vantaggio, siamo al 16esimo della ripresa. La volata di Gessa, si apre la retroguardia del Padova e ne approfitta Insigne sul secondo palo per mettere a bersaglio il vantaggio per gli abruzzesi, il suo 7° gol personale in questa Serie bwin. Insigne che non ha potuto rispondere alla convocazione dell'Under 21 di Ciro Ferrara per una squalifica, esce molto utile al Pescara di Zeman che si porta in vantaggio. Il Pescara insiste, punizione di Togni a lato, non di molto con Perin che comunque sorvola la traiettoria, tegola per Dalcanto, si fa male Bovo, infortunio muscolare alla coscia destra, ne approfitta anche Zeman per togliere Sansovini, dentro Danilo Soddimo con la maglia numero 7 al posto dell'infortunato Bovo, entra l'ex milanista Osugi per il Padova, ancora un acciacco per i veneti, fuori Franco, dentro Trevisan che rientra a sua volta da un infortunio. Attenzione, Cutolo in area, il tiro deviato, ancora Cutolo, la palla che spiove, poi c'è il fallo di mano di Legati, nettissimo angolo da sinistra, il colpo di testa fuori da parte di Schiavi. Ci sono i tentativi del Padova di pervenire al pareggio al 91esimo, Soddimo deve lasciare il campo per infortunio, dentro Cone al suo posto, 92esimo, il tacco di Ruopolo per Cutolo, tiro deviato, Trevisan al limite dell'area, la conclusione, la carambola su Balzano e la beffa per Anania, la beffa per il Pescara. Il Padova perviene al pareggio quando ormai sembra spacciato, sembra rassegnato alla sua quarta sconfitta esterna consecutiva. Arriva invece la zampata di Trevisan, suo secondo gol in questa Serie bwin. 95esimo, Cone, sinistro della disperazione, lontanissimo dalla porta di Perin, finisce all'Adriatico 1-1 tra Pescara e Padova. Esulta Trevisan, per la prima volta dopo 7 match il Pescara non vince in casa.